E quindi diamo inizio a questa bella cerimonia ufficiale, forse intronizziamo prima la reliquia e poi procediamo con l'inaugurazione. Ora procederemo col momento solenne dell'inaugurazione. Finalmente ci siamo. Abbiamo atteso questo momento da oltre un anno, perché circa un anno fa la nostra giunta comunale ha deliberato l'intitolazione di questa piazza a San Giuseppe Moscati. Vogliamo sentire tutta la carica religiosa che questo momento ha per noi, ma laicamente vogliamo cogliere in profondità l'insegnamento di San Giuseppe Moscati per l'umanizzazione della medicina, mettendo sempre la persona al centro, il prendersi cura della persona. Vogliamo cogliere pienamente questo messaggio. E era da tempo che, sentendo tanti devoti a San Giuseppe Moscati e sentendo la figura di questo medico santo profondamente radicata tra noi, era intenzione dei palagianesi dedicargli un luogo particolare, anche per rendere più bella la nostra città, partendo proprio dalle periferie. Ma permettetemi anche un altro pensiero, oltre ad un altro aspetto strettamente personale che affidiamo a San Giuseppe Moscati, permettetemi anche un'altra riflessione. L'attinenza, la rassomiglianza, ma io non voglio ricadere nella retorica e so già che la persona di cui sto parlando non gradisce questo, però per i palagianesi questo io so che è molto importante, ed è molto importante stasera. Noi abbiamo tra noi una persona che è un medico, che per tanta parte della sua vita si è mosso su quelle stesse orme e che ci dimostra ogni giorno che quei valori possono essere vissuti concretamente nella vita di ogni giorno. Non c'è, la santità non è una stratosfera, così come fare bene il medico non appartiene a qualcosa che ci è estraneo. E questa comunità ha anche il dono di avere questo medico come sindaco, ed è il nostro sindaco. Ecco perché abbiamo voluto rafforzare questo momento e accelerare l'intitolazione anche di questa piazza. Buonasera a tutti. Vorrei soltanto dire due parole che mi sono venute in mente viaggiando per arrivare qua. È la prima volta che partecipo ad una intitolazione di una piazza e anche ad un santo. È un gesto molto bello, appunto anche molto laico. E pensavo, cosa penserà San Giuseppe Moscati di questo evento? Permettetemi dei pensieri molto liberi, molto semplici. Io credo che questo non aumenta di niente la sua grandezza e neanche la sua gioia, perché è davanti a Dio. Più di quello non si può. Però credo che sia in realtà anche molto contento. E questo fa bene a noi. Sono dei segni tutto questo, sono delle convenzioni. Allora faccio un augurio al sindaco, a questa cittadina, che passando o sostando o abitando addirittura in questa piazza, leggendo quella targa che ora sarà scoperta, ecco, possiamo alzare gli occhi e il cuore e dire: San Giuseppe, prega per noi. Tu che sei ormai nella città di Dio,
aiuta noi che siamo ancora nella città degli uomini. Amichevole, fraterno, affettuoso saluto di benvenuto a Padre Alessandro, che chiaramente aveva i suoi impegni, ha lasciato gli impegni per onorarci della sua presenza e di questa celebrazione, di questo evento celebrativo che noi abbiamo voluto con particolare attenzione. L'iniziativa, tutta la storia l'ha raccontata Maria Grazia, che per un attimo ringrazio le sue parole, che per un attimo ha giocato sullo scambio di persone. È chiaro, siamo due persone diverse, però quello che accomuna è l'invito in questo evento celebrativo, che lo spirito che accomuna tutti, che dovrebbe accomunare tutti, è proprio quello della solidarietà umana. Non avevo visto tutto il filmato di San Giuseppe Moscati, però sono delle immagini sconvolgenti, coinvolgenti, e che, se siamo abituati a dire viviamo tempi difficili, a questo punto è chiaro che i tempi difficili non sono solamente oggi, è tutta l'umanità forse che è avvolta in una spirale di difficoltà, di preoccupazioni, è la realtà della vita stessa, che se abbracciamo questa realtà impariamo a viverla e forse diventiamo più responsabili e utili a noi stessi per essere utili agli altri. Delle parole bellissime che la medicina, o quelle espresse direttamente da San Giuseppe Moscati, io curo, non io personalmente, diceva San Giuseppe Moscati, o la medicina cura, però chi guarisce è Dio, è vero. Cioè, indipendentemente anche dal credo personale di ognuno, se Dio possa essere messo in dubbio da qualcuno se sia in grado di guarire o meno, con il rispetto che delle scelte di ognuno di credere se Dio veramente è il creatore della vita, per chi lo mette in dubbio, comunque noi crediamo, io credo e lo testimonio, però è vero che la sapienza di Dio ha messo nel corpo umano la capacità proprio di sanare, la vix sanatrix la chiamavano gli antichi latini, è proprio qualcosa che se la capacità, l'intelligenza del medico, dell'uomo che cura, è in grado di effettuare una terapia medica o chirurgica, però in fondo il corpo che guarisce non è merito dell'uomo, è già qualcosa di insito nell'energia stessa, nella logica stessa delle cellule, della vita, del corpo umano, e quindi della sapienza e dell'intelligenza di Dio. E quello che voglio, non voglio dilungarmi tanto perché sarebbero tante cose da dire, anche perché sono pertinenti non tanto alla politica, che a volte è difficile procedere nel senso politico delle cose, però nel senso pratico della vita. La medicina è qualcosa che è bello perché fa parte e si occupa dell'uomo, è quello che dovrebbe essere maggiormente presente nell'attenzione del medico, di chi assiste i malati, che sia medico o personale sanitario o il parente o l'amico. E che se è vero che è importante la terapia medico-chirurgica, però la cosa più bella è curare con il cuore, perché un essere umano sofferente, la vita umana, o l'essere umano che sta combattendo per vivere, ha bisogno di un sostegno che a volte i farmaci stessi non danno. Questo che stiamo vivendo. E allora Padre Alessandro, con le parole della liturgia, egli che porta nel mondo la testimonianza di San Giuseppe Moscati, benedirà questo luogo e poi benedirà tutti noi con la reliquia di San Giuseppe. Preghiamo. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Mi piedi nel mio coraggio. Dire, usare l'espressione il Signore benedice vuol dire il Signore dice bene. È un augurio, è una speranza, è anche un impegno, è anche una responsabilità che il Signore possa dire bene di noi.
e ci benedica in questo senso. L'intercessione potente di San Giuseppe Moscati è un dono e un aiuto per tutti noi. Uso per la benedizione le parole scritte da San Francesco di Assisi, riprese dal Libro dei Numeri. Compose questa benedizione per il suo frate Leone, il suo segretario, il suo compagno di ogni giorno, che stava vivendo un momento difficile, di crisi. Il buon padre Francesco così disse per lui: il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. L'amore del Signore è la nostra forza e andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E come direbbe Papa Francesco, buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte. Brevissimamente, no? La santità non è, come dice quel titolo di un film, di un libro che non ho letto e non penso che leggerò, 3 metri sopra il cielo. La santità è vivere profondamente stando nella terra, avendo il cuore di Gesù. Auguri. Bravo.